Un supermercato non è un'isola. Per questo sono qui, per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. Conad, persone oltre le cose. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicked in my cruise.
tutti e benvenuti a Radio Passeggiata. Oggi la rubrica Quelli del Campo Scuola, non poteva mancare il nostro grande Fabrizio Fucile. Finalmente veniamo a festeggiare queste 6 stelle della Abbott Marathon. Adesso parleremo di cosa si tratta. Fabrizio, benvenuto. Benvenuti a voi, grazie dell'invito. E qui è un po' l'avamposto dei corridori, di tutto quello che ruota intorno al podismo, alla maratona. Bellissimo. E quant'altro. Siamo Bellissimo. Al caffè Bla Bla Bla, di fronte all'ingresso del Parco Ciaurro, dove veniamo effettivamente a correre. Benvenuto. Tutti quanti, grazie. Sei qui anche tu. Adesso in tanti ci scriveranno sulla chat. Vi ricordo di seguirci su radiopasseggiata.it e di mandarci i vostri messaggi, perché li leggeremo in diretta, ascolteremo in diretta. Se avete qualche richiesta, cercheremo anche di esaudirla, anche se il sistema per mandare le canzoni è nuovo, per non essere bloccati dai vari sistemi di controllo, e quindi vedremo come e se riuscirò ad accontentarvi. Sarà meno facile delle altre volte, ma ci proveremo. Allora, con Fabrizio siamo qui a parlare di una grande impresa. Fabrizio, descrivici te che cosa è che cos'è la Abbott Marathon, che cos'è, cosa significa essere Six Star Finisher. Allora, l'Abbott ha riunito sotto questa egida le più grandi maratone al mondo, quindi parliamo di New York, Chicago e Boston per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, Londra e Berlino per quanto riguarda l'Europa, e Tokyo per quanto riguarda l'Est Europa, quindi il Giappone. Sono praticamente le 6 maratone più importanti al mondo, quelle che raccolgono più partecipanti e dove è difficilissimo partecipare. Portarle a termine tutte e 6 vuol dire essere un six star finisher. In tutto il mondo ne sono veramente pochi, circuito aperto anche agli amatori. Diciamo che a Chicago, che era la maratona che si è svolta a ottobre dell'anno scorso, erano solamente 4.125 i titolari della stella e della medaglia con le 6 stelle, per cui diciamo un ristretto club, e partecipare a questo club è una cosa bellissima e importantissima. Per chi è amatore come me, prendere la stella, la medaglia con le 6 stelle, è il coronamento di un sogno, perché vuol dire oltretutto che partecipare alle più grandi maratone al mondo, girarsi un po' il mondo con la scusa di andare a correre, ed è una cosa bellissima. Questa è la cosa più bella che ci regala la maratona, poter esatto. girare il mondo e esatto, io infatti mi definisco un maraturista, perché vado a correre per potermi mantenere la pancetta per mangiare bene. E alla faccia del maraturismo, alla faccia del maraturismo, perché abbiamo visto insomma le 6 maratone che compongono. Poi questa facciamola vedere. Sì, 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 l'ho portata apposta perché è una cosa da condividere con gli altri. Questa poi chi avrà la pazienza poi, in realtà questa sera ci facciamo un brindisino proprio da vino. Benissimo. Da Fabrizio, e chi sarà con noi, pazienza in cavolo, se fa anche un bicchiere di ottimo, una bella bevutina da Fabrizio, e potrà vedere dal vivo questo spettacolo che per chi corre è qualcosa di veramente irraggiungibile. Non voglio dire un'eresia, ma è come vincere un Oscar per un attore. Sì, assolutamente. E io sono emozionato per questo. Allora, siccome qui dentro fa tanto caldo, noi vi mandiamo anche della musica, così noi ci rinfreschiamo un attimo. Perfetto. E poi ad ogni intervallo vi raccontiamo un episodio e un aneddoto che completano questa impresa, questo circuito. Perfetto. Fra piccole iene,
Radio Passeggiata, ospite con noi alla rubrica Quelli del Campo Scuola della Ternana Marathon Club c'è Fabrizio Fucile, di ritorno da Tokyo, dove ha completato il suo percorso alla ricerca delle 6 stelle. Allora, queste 6 stelle, dove le abbiamo recuperate? Raccontiamo qualche episodio bello di questa marcia. Allora, io ho cominciato circa 10 anni fa, anzi quasi 10 e mezzo, con la prima... Tanto siccome ci vedono, sì, facciamo sì. Il primo brindisi, salute. Salute a tutti. La prima maratona che ho fatto, ho cominciato subito alla grande perché ho fatto New York. E lì mi sono innamorato, è stata una cosa che volevo fare, una sfida con me stesso. Mi sono innamorato della corsa lunga distanza, però, perché io le piccole e medie distanze non le amo particolarmente. A me piace mettermi le scarpette e partire. Mi assomiglia a qualcuno. E pensare un po' ai cavoli miei, girare un po' con la mente piena di progetti, di idee. E a New York, che è una maratona eccezionale, è la maratona forse per eccellenza. Adesso siamo a 55.000 partecipanti, quindi è, diciamo, è mezza Terni che corre quella domenica, è una cosa bellissima. Sì. E lì mi è venuta la pazza idea, allora erano solamente 5, non c'era Tokyo, di poter fare questo circuito, perché oltre ad essere una cosa prestigiosa era anche molto esclusiva e ti permetteva di partecipare alle più belle maratone al mondo, come abbiamo detto prima. Quindi piano piano mi sono messo in testa di farne una ogni tanto. Non è stato facile, ognuna ha delle caratteristiche, perché sono tutte belle ma con percorsi e paesaggi diversi, logicamente, e mi sono lasciato per ultimo forse quella più lontana, ma quella che è una senza dubbio tra le più belle. Un percorso eccezionale, tutto piatto, asfalto tirato a lucido nonostante c'era la pioggia, perché a Boston e a Tokyo ho beccato dei giorni infami, però si è corso benissimo in mezzo a ali di folla. Vi dico, le giapponesi e i giapponesi sono eccezionali.
ti senti meglio che a casa. Grandi coreografie. Grandi coreografie, grande tifo e grande partecipazione. Allora, quello che voglio chiederti è se quando hai fatto la prima maratona di New York, non diciamo l'anno perché lo diciamo, 2008, mamma sì. mia, quindi cioè è stato anche un percorso lungo, perché parliamo di 11 anni per Sì, completare questa, cioè non esatto. è una cosa semplice, non è che dici in 2 o 3 anni me la faccio, anche perché economicamente è impegnativa. Prendere ogni volta e partire con la famiglia, perché poi te parti Io ho con la portato famiglia. sempre la famiglia, sì. In tre Questa è. occasioni sono venute anche le figlie, in tutte e sei c'era mia moglie, per cui abbiamo condiviso gioie e dolori. È Gioie, impegnativa, dai, gioie e gioie fatiche, e dolori no. fatiche, sì. Dolori quelli dopo la corsa. Quelli dopo la corsa. È impegnativa perché logicamente farle ravvicinate diventa quasi improponibile, soprattutto per via del pettorale. Il pettorale è una cosa molto esclusiva, oltre che costosa, e purtroppo qualche anno fa si riusciva a prenderlo abbastanza tranquillamente. Gli ultimi anni, faccio solamente un esempio, Tokyo, che sono 38.000 partecipanti, hanno richieste per 120.000 pettorali. Per cui prenderlo è quasi un terno all'otto, e bisogna affidarsi molto spesso a delle agenzie che ti danno tutto il pacchetto, ma anche lì c'è una fila immensa, per cui non è facile. Bisogna avere pazienza, bisogna avere costanza e possibilità, insomma, di farle senza avere infortuni durante la carriera, ecco. Certo, nel 2008 quando sei andato a New York pensavi già alla Abbott, alla Six Star, No, oppure io è quando ho stata una cosa. finito, no, Tommy, io quando ho finito New York ho visto una cosa che non avevo visto mai in vita mia, cioè 50.000 persone correre tutte insieme, gente che ti dava il 5, gente che ti aspettava e il giorno dopo ti faceva i complimenti perché avevi partecipato alla maratona. Per cui non dico che mi sentivo quasi un eroe, però mi sembrava di aver fatto una cosa oltre le mie possibilità. Da lì mi sono cominciato a documentare, ho visto che c'era questo circuito. Allora c'erano pochissimi che l'avevano fatti, meno di un migliaio, per cui io pensavo, ma chissà, se ci riuscissi a finirle sarebbe una bella cosa. Ci ho messo un po' Certo. di anni, però è stata una soddisfazione immensa. E questo è quello che si vede anche da fuori, insomma, una bellissima impresa. Allora, riandiamo con un po' di musica per riprendere un po' di fresco al bar, per berci un pochino La nostra di birra. birra, se sempre se riesco a mandarla la Tanto musica. sono sali minerali, no? Sì, Non no, perdono. io reintegro sempre con i sali minerali. Allora, ci sentiamo tra un pochino, sempre con Fabrizio qua che ci racconta la sua avventura alla ricerca delle 6 stelle. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse più lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini. Un ristorante, poi di corsa a ballare sotto braccio lei, stretto verso casa, abbracciata lei, quasi come se non ci fosse che. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha
cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono, parlo, rido, tu non sai perché, t'amo, t'amo e tu non sai perché, parlo, rido, tu non sai perché, t'amo. Siamo di nuovo qui, Radio Passeggiata, Fabrizio seduto con noi al caldo. E accanto a noi al caldo, caldissimo, oggi finalmente sta arrivando l'estate, sta arrivando l'estate, ce la godiamo. Qui davanti al Parco Ciaurro c'è tanta gente che va in bicicletta, che corre, che cammina, quindi è sempre più bello stare qui, è sempre più caldo ma è sempre più bello. Allora, intanto ci dicono, va bene, che qualcuno non riesce a chattare con il sistema su come si chiama questo sistema, siamo noi a Mixer, non riesce a chattare eventualmente, probabilmente perché dovete registrarvi, ma potete vederci anche, credo, in diretta Facebook, dovrebbe esserci la diretta Facebook. E comunque potete, voi della Ternana, se volete scrivermi qualcosa finché il telefono regge, ma tanto c'è anche quello di Fabrizio, potete scrivercelo nella nostra chat di Ternana Marathon Club, così rispondiamo alle domande che volete fare a Fabrizio. Allora, l'ultima medaglia se l'è andata a prendere a Tokyo, l'abbiamo detto, ma non l'abbiamo fatta vedere. Io allora la prendo e vi faccio vedere anche la meraviglia aspetta, che qui più bassa, eccola qua. Questa era, si vede? No, tu sto. Eccola. È perché quando mi sposta, eccola qua. La meraviglia della medaglia di Tokyo. Ah, le medaglie delle Abbott sono tutte bellissime. Allora, l'abbiamo dette tutte le tappe dell'Abbott, sì. Sì, New York, Chicago e Boston, poi Londra e Berlino e poi Tokyo. Adesso forse c'è in mente di aggiungere Parigi, perché si parla che è un'altra delle grandi maratone che provano ad entrare nel circuito, perché ripeto, economicamente entrare nel circuito Abbott per la città che prepara la maratona è una cosa eccezionale, perché adesso parliamo di Tokyo, per esempio, che ha 13 milioni di abitanti, però considerate che una maratona del genere muove più di 100-120 mila persone. Vabbè, dovessero farla a Parigi, tu, tutto quello che hai fatto a Parigi è una passeggiatina di salute, non è? Vabbè, è vicinissima. Parigi, che tra l'altro è cresciuta molto ultimamente la maratona. Sì. Mi sembra che quest'anno abbia fatto 52.000 partecipanti. Quest'anno si disputerà il 14 aprile, quando noi facciamo la stadio, quindi diciamo che c'è anche... Possiamo fare un gemellaggio? Ma più che gemellaggio, io invece proprio gli voglio là sulle orecchie, voglio i parigini. Portiamoli che dicono, tutti a terra. Quest'anno ci ha portato via un sacco di iscritti magari, alla maratona. Magari. Guarda, noi nel nostro piccolo, nella nostra squadra, abbiamo due ragazzi che andranno a Parigi, tra l'altro... Giorgia e Marco, che sono vedi, ogni volta alle 3:20 3:30 mi sono la sveglia. Perché ti svegli a questa ragione? Ma perché in realtà sì, è più una cosa che vedi, Tommà, che stai a fare? Sei assopito? Dillo adesso, perché ci stanno un sacco di cose da fare, anche proprio per la stadio. Dicevo che Giorgia e Marco sono anche due che ci aiutano molto per le manifestazioni, quindi andiamo effettivamente quel giorno a perdere due ottimi aiuti, però che dobbiamo fare? Logicamente la maratona di Parigi chiama e loro rispondono, che vogliamo fare? Niente. Comunque correre in giro per il mondo, al di là che correre a Terni è bellissimo, abbiamo degli spazi bellissimi che andrebbero sfruttati anche meglio, secondo me. Però correre in giro per il mondo ti permette di vedere tante cose belle, oltre che essere, come ripeto prima, turista di città eccezionali. Però c'è una partecipazione un pochino diversa da quella che sta in Italia. Io mi sono accorto che quando vai a correre fuori, ripeto, sei come un eroe per loro, perché portare a termine una maratona per loro è come vincere una battaglia. Qui da noi tante volte, quando arrivi agli incroci, c'è chi ti... Beh sì, c'è proprio una cultura diversa. C'è una cultura diversa. Eh, io nella mia unica esperienza fuori dall'Europa, unica esperienza fuori dall'Europa, sì, forse sì, New York, credo che sia stata. No, tu sei stata a New York e poi sei andata a Marrakesh, no? Marrakesh, sì, ok. Già Marrakesh
è un po' diversa come questione, però negli Stati Uniti ti veramente, come raccontavi tu prima, ti accorgi di quella che è la cultura, ma di quella che è il rispetto per chi corre una maratona. Guarda, a me mi è rimasto, scusa se ti interrompo, Tommy, mi è rimasto in mente quello che ho provato a Boston l'anno scorso, perché l'anno scorso a Boston è stata una maratona infausta, qualcuno ha visto le foto, tempo inclemente, 0 gradi, venti contrari ai 50 km all'ora, pioggia, grandine, ci sono stati quasi 4.000 ritirati e lungo il percorso, perché è un percorso che parte da 40 km lontano da Boston, ci saranno state 500.000 persone, chi faceva barbecue, chi ti Sì. aspettava per darti un bacio, cioè è una cosa eccezionale. Io penso che chi ama la corsa una volta nella vita deve provare una sensazione del genere perché ti dà una forza, una carica eccezionale. È vero, è uno spettacolo. E allora, andiamo con la prossima canzone, noi ci rinfreschiamo un pochino, Sempre con la birra. solita birretta e solita presa d'aria. E aspettiamo che ci scrivano in chat. A questo punto abbiamo aperto anche la nostra chat della Ternana Marathon. Possono scriverci direttamente lì se non riescono a chattare attraverso i canali internet. E vi aspettiamo. I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, I'm short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round and I thought, hello new shoes, bye bye. I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new. Bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey. I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Una puntata internazionale, grazie alla presenza del nostro Fabrizio che è venuto a raccontarci la sua bellissima impresa che questa sera festeggeremo da Vino Vino con un bel brindisi con tutti i Vi compagni di aspettiamo. squadra della Ternana Marathon Club. Ultima impresa a Tokyo, ma io vorrei chiederti qual è stato il momento più particolare che tu ricordi di questa impresa, proprio collegato a questa impresa, forse il momento in cui ti sei reso conto che potevi ambire a questa medaglia delle 6 stelle.
Allora, il momento topico è stato quando ho preso il pettorale di Boston, perché prendere il pettorale di Boston è veramente un'impresa, perché è una maratona legata ai tempi. Io non ho tempi eccezionali, ho 3,39 sulla maratona, ma per un cinquantenne è più che sufficiente. Considerando i miei tempi. E no, ma va bene tutto, chi corre lo sa che non è il tempo quello che è più importante, è finirla la maratona che è già un'impresa. Però prendere il pettorale a Boston era una cosa quasi impossibile, se non... ci fosse stato l'aiuto di Ludovico che mi ha permesso di prendere questo pettorale, allora lì ho pensato che potevo finirle. E devo dire la sincerità, la verità, finirle con la maglietta rosso-verde indosso, c'è Tommy qui che l'ho fatto torcere per farmi la maglietta celebrativa, devo dire con una soddisfazione immensa. E qualcuno mi ha pure fermato per strada dicendomi forza Ternana, ragazzi. Anche a Tokyo? Anche a Tokyo. No, non ci credo. Ti giuro, guarda, ti giuro, non incrocio nulla. Non ci credo. Mi hanno fermato a Chicago, a Boston e a Tokyo. Le ultime tre dove ho messo la maglietta della Ternana. Da lì io posso contornare la mano. Dopo aver sentito forza Fere dentro al parco prima di arrivare lì a New York. È bellissimo. Sensazione. Non è vero. Dispiace per le fere che oggi purtroppo non sono in condizioni di darci soddisfazioni, però per la corsa noi li portiamo. I colori rosso-verdi, insomma, noi ce li portiamo sempre, dietro con orgoglio. Sempre poi, belli da vederli. Poi vediamo, insomma, speriamo che si riaddrizzino tutte le questioni rosso-verdi. Comunque la nostra va a gonfiare. Devo fare un complimento a Tommaso perché la maglietta è veramente bella e chiunque me la vede indosso mi fa i complimenti perché è una delle più belle che sono in circolazione quando uno va a correre. L'idea era quella di rappresentare la nostra città e devo dire che ci riusciamo con i colori, ma ci riusciamo anche con dei ragazzi fantastici che vanno in giro senza tanti grilli per la testa e vanno a divertirsi come te, e poi ci portano a casa effettivamente delle imprese che non avremmo mai pensato. Quando è un po' come te quando hai iniziato a New York, non pensavi di portare a casa le 6 stelle. Esatto. Quando ho iniziato 3 anni fa con la Ternana Marathon non avrei immaginato mai che si creasse tutto questo e che avessi delle soddisfazioni così. No, invece hai creato una bellissima squadra, un ottimo gruppo fatto di gente in gamba, gente che c'ha voglia di partecipare, gente che va più forte, gente che va più piano, anche chi cammina, ma tutto fa bene perché il gruppo è fatto per questo. Sì, sì, siamo un gruppo, ecco, molto, molto ampio e c'è spazio per tutti. Allora, noi partiamo ancora con della musica, questa volta sempre dedicata un po' a quella che è la vita del Six Star Finisher, che è anche una vita spericolata. Esatto. Voglio una vita mai ricata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo con questa, a bere nel whisky alla prossima. Forse non ci incontreremo mai, ognuno a ricorrere nei suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i casti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle infine, voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo con
fatti suoi. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega e se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non torni mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai. Una vita spericolata, quella di Fabrizio in giro per il mondo. Quasi uguale a quella di Vasco Rossi. Guarda, la cosa più bella, non metto a paragone la tipologia di maratone che facciamo io e te, perché non sono in paragone. Guarda che tu ne hai fatte quasi quante me, mi sei mai arrivato? Ne ho fatte 20. E io 24. Però diciamo che ho ancora più tempo per guardare i monumenti. Ah certo. Allora, non di età, so, quella di età, sì, il tempo siamo. Ti è mai capitato a guarda, intanto passa Samsa in gran forma, grandissimo. Mamma mia, da qui c'hai tutta la visione. Tutta la visuale. Sì, che stava a fare ripetute Samsa, come un razzo. E dicevo, non so se a te è capitato quando hai fatto le maratone che tu dicevi scende la gente, cucina o sì, porta la birra. Io mi sono fermato dappertutto, New York, certo. Mi sono fermato dappertutto. A un certo punto un gruppo di ragazzi che aveva portato la birra in strada, sì, quindi con i bicchieri, no, tutti in fila con questa fila dei bicchieri di birra. Io circa 28esimo chilometro mi sono chiappato sto bicchiere di birra e me lo sono stirato, la birra più buona che io ma loro sono contentissimi. Anche se ti posso dire che ti manca la mia di esperienza, quella di arrivare a Boston adesso non mi ricordo come si chiama il college, un college tutto femminile che sta prima del 30esimo chilometro. Già il fatto che sia un college tutto femminile, e ci sono tutte queste ragazze che aspettano i runner per baciarli tutti, e quindi ti dico, come tu hai preso la birra, io mi sono preso i baci di tutte le ragazzine che stavano lì. Ci mettevo 12 ore. No, fantastico. Andate a vedere i video su YouTube che ci sono. College, non mi ricordo il nome, poi ve lo dico magari alla prossima occasione. Che spettacolo! Però è fantastico. E sono tutte urlanti e trepidanti per i runner, li baciano tutti in bocca. Quindi, quando vuoi tu, riprendiamo il pettorale e torniamo a Boston. Intanto sto selezionando la musica. Vai. Ma sì, che ci fai? Ah, qui questa, dopo mandiamo questa. Invece, io, non è la stessa cosa che è successa a te. Con le collegiali, no? Io mi sono mangiato lo gnocco fritto col salame a Reggio Emilia, al 39esimo chilometro, un po' più pesante quello, intorno alle 4 ore e 40 già che si era aperto lo stomaco, e mi sono fatto fuori lo gnocco fritto col salame. Beh, quindi diciamo che ogni maratona che vai, ma la corsa è bella per questo, perché la corsa è uno stile di vita, ti permette di provare tante sensazioni, tra cui quella di averci lo stomaco aperto, avere una gran fame e ti mangeresti anche i sassi. Guarda, la seconda maratona ho fatto, perché la prima nemmeno la considero. A Lisbona è stata un'esperienza agghiacciante, traumatica. Sì, no, la prima è stata agghiacciante per me, perché
mi sono buttato, ma sono anche stato buttato in una cosa che non mi rendevo conto che un fosse minimo di effettivamente preparazione ci vuole, impegnativo. ragazzi, non sottovalutate, perché comunque 40, io ne ho fatti anche 100 e devo dire, Ah, dopo ce la anche racconto. quella è un'altra grande impresa. Però fare una maratona non è da sottovalutare, per cui È passato bisogna, Leandro. Leandro, bisogna prenderla con coscienza, avere un minimo di allenamento, perché non è facile. Assolutamente sì. Andiamo con la prossima canzone, anche Vai. questa abbastanza celebrativa oggi, tutte Oggi canzoni di siamo un certo livello sul nostalgico. in onore di Fabrizio e dell'immensità dell'impresa compiuta. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Per celebrare questa giornata non c'è. Allora, intanto ci ha scritto Patrizia Corbi che ti saluta, Grazie, dice che si sta saluto. divertendo un sacco, andate avanti così, raccontaci altri aneddoti. Adesso gli faccio una domandina. Angelina Asciutti, grande Fabrizio, ci hai fatto Ciao Angela, sognare, grazie. un bacione. Per Emanuele Luna che ci chiede la frequenza, dite ad Emanuele Luna che deve cliccare su Ma radiopasseggiata.it, bisogna fargli la è ripetizione, facilissimo. Emanuele, ogni tanto si perde. Poi c'è la mamma che mi segue sempre e che dice bravissima, bellissima persona, grande orgoglio della DMC. Grazie, Becca grazie, sei su. troppo buono. Bisognava soltanto un attimino far capire dove scrivere. In realtà non eravamo partiti con la diretta su Facebook, quindi c'era più difficoltà Ma perché è cambiato il per sistema, chattare. quindi ci Sì, siamo sì, dovuti sì. adattare. Esatto, oggi sistema nuovo, tra l'altro molto bello, complimenti a chi si occupa di tutta la parte organizzativa di Radio Passeggiata che sta ottenendo un grande Gran successo, bella cosa, sta fagli i crescendo, complimenti. stiamo crescendo e siamo felici di contribuire alla crescita di questo bel progetto. Allora, ci chiedono altri aneddoti. In realtà io ti volevo chiedere qual è stato il traguardo più bello, sotto tanti punti di vista. Il traguardo che ricordi con maggiore piacere. Guarda, New York, il primo New York è stato bellissimo perché era una cosa che non avevo mai provato, poi arrivare comunque a Central Park è una sensazione eccezionale.
penso che sia la maratona più bella al mondo, anche se ci sono tanti bei percorsi, la stessa Roma è bellissima, però la soddisfazione che è arrivare in quel viale alberato in mezzo a tanta gente è una soddisfazione eccezionale. Però tutte le maratone sono belle, guarda ragazzi, anche quelle dove si arriva con due persone che ti aspettano, è comunque una soddisfazione incredibile finirla, e è logico che dove ci sono tante persone ti vengono un po' le lacrime agli occhi, come mi è successo a Tokyo, perché tu sei lì, vuoi finire, ci può stare l'imprevisto, ci può stare il crampo, ci può stare la giornata storta, quindi comunque finirla anche in un tempo abbastanza decente, perché 3 ore e 48 ti permette comunque di arrivare al traguardo e dire cazzarola, ce l'ho fatta, e vedere che ti stanno a aspettare per metterti questa medaglia che pesa 1,5 kg, vi posso dire che la lacrima è uscita perché ti rendi conto di aver fatto una cosa che fino a 10 anni prima non ci pensavi, perché magari stavi sulla poltrona a vedere la partita la domenica invece di farti venire la droga addosso per andare a correre, perché è una malattia, ragazzi. Cambia il punto di vista. Parliamoci chiaro. Qualche volta uno, posso dirlo, bestemmia un po' tra sé e sé, perché dici cavolo, anche oggi mi devo mettere scarpette, piove, tira il vento. Però quando non vai ti manca, e allora capisci che ti è entrata dentro e non riesci a smettere. Bisogna sempre fare le cose con coscienza, fare quello che uno può fare. Come dicevo prima, io ho provato anche il passatore perché era una cosa che mi andava di provare, però sempre con coscienza, perché uno non può immaginarsi di fare tutti quei chilometri senza prepararsi. Allora, Samantha ci scrive: sono tutte belle le maratone, mi sa che Fucile non ha fatto quella del Piceno. No, quella mi manca, però se mi dici così non so se la prendo, diciamo, in considerazione. Diciamo che in effetti, ecco, effettivamente c'è maratone e maratona, sicuramente quelle 6 di cui parliamo sono state tutte stupende. Beh sì, lì siamo un po' su un livello un po' diverso. Prossimo obiettivo? Prossimo obiettivo, allora, l'altro giorno mi ha scritto Pier Giorgio Conti, che tutti conoscete, sono amico da tanti anni con Pier Giorgio, e mi ha fatto una proposta oscena, ma che mi piacerebbe prendere in considerazione. Lui vuole andare a fare il Tour de Chante, ma non quello da 330 km, perché già gli ho detto che non è improponibile, oltretutto bisogna andare con i punti, quindi diventa una cosa totalmente fuori dalle mie possibilità. Però ne fanno uno da 140 km, che a numero chiuso, e vediamo un po' se trovo qualche altro matto che mi accompagna, perché Pier Giorgio sono sicuro che dopo un minuto me non lascia lì. Vai Tommaso, dai, facciamo questi 3 giorni in Val d'Aosta. Ancora dai. Oltre i 42 chilometri ufficiali, perché poi quando vai a fare una maratona di solito ne fai 2 prima di iniziare, sì, perché parti dall'albergo, ma poi da turista quando fai torni ne fai altri 2-3, perché quindi ne fai sempre 50 km. Io perché sono un po' particolare, io ogni volta che faccio una sfida me ne devo riproporre un'altra, perché allora, mi piace comunque, visto che siamo praticamente al termine, prima l'abbiamo nominato sto passatore dei 100 km, ma come è possibile? Non è umana secondo me qualcosa. Il passatore è ancora più un'avventura con te stesso, inteso nel senso che tu parti, non sai quando cavolo arrivi, non sai come arrivi, non sai a che ora arrivi. Noi siamo partiti alle 3 di giorno, siamo arrivati alle 3.40, 3.50 di notte, quindi è una peripezia, però posso dire che è un'esperienza mistica, un po' come fare il cammino di Santiago di Compostela. Uguale. Vedi tutti i santi. Tutti, io li ho visti tutti. Li conosci anche personalmente. Al 90° chilometro io avevo un telefonino, mi ha telefonato Giorgia, mia moglie, mi ha detto: ma ti sento tanto stanco, che fai? Ti ritiri? Allora lì ho capito che l'ultimo santo che avevo visto mi portava fino all'arrivo. Anche al telefono sgamato, un po' come mamma quando mi chiama, se c'è qualche problema, capisce subito al telefono. Domenica mi ha chiamato, dice: tutto bene, ostia? Sì, tutto bene. Ma sicuro? No, ci hanno fregato dentro al pullman, ma è successo un casino. Comunque le aeromosse non è la prima volta che succede. No, succede tutti gli anni. Penso che purtroppo devono mettere un qualcosa. Però succede tutti gli anni, insomma. Io so 4 anni di seguito ormai che ci vado. E facciamo i complimenti all'autista che si è dimostrato. È stato forte. Gambissimo. Personalmente mi ha salvato una delle due borse. Una gliel'abbiamo lasciata, ma una me l'ha salvata, era quella più importante, perché con le chiavi dentro, cioè inizia a essere una cosa un po'... Diventa una rogna, sì. Allora, detto questo, abbiamo parlato di un sacco di cose, rinnoviamo l'appuntamento per questa sera alle ore 19. Se volete vi aspettiamo per fare un brindisi e vedere dal vivo, la facciamo rivedere chi si è connesso adesso, questa fantastica medaglia delle 6 stelle Abbott Marathon, il circuito delle 6 maratone major che Fabrizio ha portato a termine.
e per salutare Fabrizio, per festeggiare insieme a lui, per stare insieme tutti noi. Ci vediamo questa sera alle ore 19 da Vino Vino per questo fantastico. Grazie Tommy per l'opportunità, grazie a Fabrizio per essere stato insieme a noi. Grazie logicamente a alla prossima impresa ti vogliamo nuovamente qui, anzi anche se non fai imprese, se ti piace. Sì, 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 visto sì, che lui c'ha da, mi raccontava prima che è un ex Radio Evelyn, uno sì, di quelli che la radio la faceva quando era giovane, quando era la radio vera. E allora quando ci vorrai venire a dare una mano e vorrai venire a... Mi fa piacere, dai. Non ci sono più i dischi, però. No, ma è bellissimo così. È l'evoluzione, ragazzi. Bisogna stare al passo coi tempi. Grazie a tutti, grazie. Un abbraccio a tutti. Insieme a noi, ci vediamo questa sera qui in radio. Ci risentiamo lunedì alle 15, dalle 15 alle 16. Ci salutiamo. Aspetta, voglio leggere fino all'ultimo messaggio, visto che ce ne stanno scrivendo. Alessandro Rubini, detto Figurino, scrive: ah, grande Fabrizio, figo, è un top runner. Non potevo non leggerlo. Grande figo. Sta scrivendo anche Savino. Vorrei leggerli tutti. Altro grande personaggio. Anche Savino, che è il nostro mental coach, ho visto che stava scrivendo, si è interrotto. E noi dobbiamo chiudere, però, perché dobbiamo lasciare spazio a chi c'è dopo. Quindi Savino, intanto lo salutiamo, poi leggerò in privato quello che scriverà Fabrizio. Grazie a tutti e ci vediamo. Un saluto lunedì in chat, in radio, Radio Passeggiata, bar bla bla bla. Oggi eravamo quelli del campo scuola, lunedì siamo la Ternana Marathon Club on air. Come on!